Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Fredo Brown. Ed oggi siamo qui per fare vedere un cazzeggio su GTA 5 Storia. E a breve usciranno video su GTA 5 Online, che io ho già, però faccio un po' cagare, quindi preferisco fare un pochettino di progressi, poi inizio subito con i video. Beh, possiamo iniziare. Da quel che possiamo notare, dobbiamo un po' cambiare gli abiti di Franklin, che fanno veramente cagare il cazzo. Allora, adesso con un tocco di mano ci facciamo apparire una grande, una bellissima comet, che in realtà, vabbè, è proprio bellissima, vabbè. A parte che, puttana, sterali di merda. Andiamo a cambiarci subito, che prima che mi metta a vomitare. Allora, dov'è la casa qua? Proprio un cane. Ma porco cane, vabbè. Adesso andiamo subito alla sua casa. Intanto seminiamo il caos, tutta la gente. Ma cazzo, non ci credo, non ho munizioni, cioè ce li ho ma sono veramente poche, che figura di merda. Oh cazzo, stavo perdendo il controllo, ma visto ci mettono sempre i miei tocchi di classe alla guida e giustamente riesco a fare qualsiasi cosa, sono qua Michael Schumacher alla guida. E che cazzo di è, senza questo non facciamo caos. Ops, ho già finito i colpi, ma che peccato. Allora, saremo a casa sua cavità in montagna. Porca, porca puttana. Vabbè, preferisco tagliare finché non arriviamo a casa sua. Allora, non sono ancora arrivato a casa, però vabbè, preferivo non tagliare più perché c'è, non aveva senso, perché mancavano 900 metri. Vi volevo dire intanto che mi scuso per registrare così la TV proprio brutto così, vabbè. Ma in futuro ovviamente vabbè, comprerò l'apparecchiatura adatta, perché vabbè, non è che posso fare su YouTube questi contenuti di merda, vabbè. Cioè a chi piace, però vabbè, più qualità è meglio, è come vabbè, naturalmente. Adesso vabbè, sì, andiamo alla sua casa, che ammazza pure il suo cane, che mi sta un po' antipatico, che mi dice. Allora ammazziamo prima il cane, perché vabbè, anche i vestiti fanno cagare, vabbè. Che bel garage, peccato che non si possono salvare i veicoli, vabbè, da quel, se non sbaglio, perché non ho mai provato, però se non sbaglio si possono salvare i veicoli. Allora, come la ammazziamo? Prima con la granata gas, vediamo se questo cane esiste. Vai. No, non si fa un cazzo. Posso ammazzarlo così, allora? Sapete cosa faccio? Ho qui una cosa adatta, però non so se... Non so se gli chiara danno, aspetta. No, non si fa un cazzo il cane, allora una mina di passività. Vai, 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 cammina, ma cammina. Ma muore, vai a cagarla. È morto? No, 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 è vivo. Ho esploso una mina di prossimità accanto, ma è vivo. Vabbè, qua come vuoi. Però se mi resiste sta lanciarazzi, io sono proprio supereroe. La vediamo? 3, 2, 1. Ton. È morto! È morto, sangue, sì, sangue. Ma muori, cane di merda. Vabbè, io amo i cani nella realtà, però su GTA ho messo un po' tipato, cerco. E adesso cambiamoci questi vestiti stupendi. Mettiamoci proprio, so, fighi, proprio. Che ci facciamo tipi al secondo qua. Allora, se possiamo. Boh, allora facciamo abiti, sì, ma che smoke ti pare? No, sì, questo qua è vestito proprio figo, è fighissimo. Beh, scherzare. Questi non sono male, però proviamo un altro, io non so. Ah, ci sta però, vabbè, la camicia così. Ah, guardate ragazzi che scarpe che ha. Non so se vi rendete conto, vabbè, però. Vabbè, vediamo.
Questo ci sta. Aspetta, vediamo quale possiamo. Oddio, non so. Allora, a me mi va bene. Boh, vediamo. Questo sì, vabbè, carino, però. Preferirei provare ad andare con questo, guardate. Poi metto qua un orecchino, come mettiamo? Boh, uguale, uguale questo. Però un po' da froci, vabbè. Però prendendo in giro i froci, veramente, però vabbè. Dove sono? Saltati. Acqua, capelli a rovescio. Vediamo qual... Peccato che non posso vedere da dietro, vabbè. Questo bianco ci sta, nel senso, vabbè, ecco il vestito, boh, non so se ci sta bene, però vabbè, dai, ci va bene. Ah, le scarpe, quelle sono veramente da cambiare, che fanno veramente, allora, gli stivali no, troppo scordare, ma dai, ma che cazzo, ma che scarpe mettono, ma no, ah, ecco, sì, vabbè, non è vestito molto male, e... Adesso andiamo a vero cazzeggio, volo, perché possiamo andare tipo qua all'hangar per vedere i miei doti di classe. Perché come sapete io sono un esperto totale su GTA, ora vi faccio fare tutto, io sono troppo bravo. Sono così bravo, troppo bravo ragazzi, non vi immaginate quanto. Io sono furbo pure, infatti, cioè, mi pare che vado in auto, ma scusa, io sono ricco e sfondato, e quindi ci cioè, posso permettere pure elicotteri, se mi esce. Ecco, lo potete vedere, ma io sono ricco, qua un elicottero è come andare a prendere un bicchiere d'acqua. Ecco, un po'. Migliorato la telecamera. Morite tutti. Muori. No, mi sa che quella morì sono io. Che culo ragazzi. Ma veramente ho rischiato tanto, ho detto con la polizia, metti. Ma tanto adesso ci viene ancora. Perché disconnesso l'Xbox Live? Boh, vabbè. Robe a cazzo di Xbox. Oh, vabbè, ora esplodi. Boh, ma è esploso. No, non è esploso. Allora perché? Oh, porca puttana. Oddio, no. Se questo mi esplode, sta merda. Non se non è esploso. Bene. Alla fine devo fare i saluti ai miei amici che me l'hanno richiesto. Certo no, però lo voglio proprio io di volontariamente, sono dei miei amici youtuber. Beh, ovviamente sono più famoso io di loro, sono molto più famoso io. Stiamo parlando di Megalitox, che è un bel canale che ho sponsorizzato perché merita tanto, mi sono veramente simpatico, uno dei miei migliori amici, ma vabbè. Ha 30 iscritti, ma fa video buono, non è che se 30 iscritti fa cagare, però. Io vi consiglio quel canale. Che è veramente ottimo. Aspetta, ma con Franklin ho sbloccato la porta, mi pare di sì. Non vedo stelle a parte quelle, vabbè, no. L'ho sbloccato, siamo tranquilli. Adesso non impauritevi, so quello che faccio. No, non so quello che faccio. Scusatemi. Ecco, dopo l'epic fail possiamo ritentare a andare all'aeroporto con il nostro elicottero, che è molto il nostro caro elicottero qua accanto alla BMW. Ma esplodi, vabbè, meglio di no prima che moriamo pure noi. Ma che cazzo mia. Polizia, alleviamo naturalmente. Allora, scusate se oggi non sono molto molto simpatico, ma oggi è oggi che non sono così simpatico. Figli di puttana. Non so se voi lo sapete, ma Fabio Brownek è un canale ormai solitario, quindi non ci sono più.
Beh, potrebbero fare anche un video assieme così, ma non fanno proprio parte del canale. Mi spiace tanto, ma vabbè. No, se esplodi. Sono maleducazione, se ti spara, se mi esplodi. Qua è maleducazione, ok? Maleducato, come ti permetti? Ma guarda questo, guarda, io lo sparo, ma che esplode. Si vede come ti hanno educato i tuoi genitori, figli di puttana. Maleducati di merda. Ma dove cazzo vuoi andare? Quell'aereo di merda da 4 soldi che non si può neanche permettere. Boh, non so che cazzo dire, vabbè. Io, ragazzi, so quello che faccio, come vi ho detto prima, lo so. Cioè, che cazzo, io lo so quello che faccio. Vedete? Bene, io so quello che faccio, ok? Io faccio robe a casa. Well, il nostro caro elicottero. Boom! Esploso il nostro caro elicottero. Tanto, vabbè. Non inciampa mai. Sapete che non inciampa? Perché il tuo personaggio inciampava sempre. Non inciampare, ma che peccato. Nota, non dirmi che tu hai questo aereo. Ah no, meno male che connessione internet, aggiornamenti, possiamo fare questo. Sì, possiamo farlo. Perché io sono VIP e quindi mi posso permettere pure gli aerei gratis. Ma che strafigo stereo. Bello che su PS4 lo puoi comprare dal sito e costa 650.000 dollari. Cioè, ovviamente è poco, vabbè. Cioè, cazzo, un jet militare e costa così poco. Adesso vi faccio vedere le mie grandissime doti, che io ho delle doti paurose. Speriamo. Oh cazzo! Oh Cristo! Speriamo di non morire, va bene. Io cerco di fare degli stand. Però voglio dire. Carrello, porca puttana che mi prendo sempre là. No, ma che sfiga di merda. Che stunt fallito, ragazzi. Che stunt fallito. Il cappello se l'ho messo dopo, vabbè. Beh, ragazzi, il video per oggi è finito. Iscrivetevi al canale, commentate se avete bisogno di qualcosa. E vabbè, se volete lasciate un like, ma la cosa più importante, che vi ho fatto sorridere, vi ho fatto divertire ovviamente, e che vi siete iscritti, perché voglio arrivare a 200 iscritti, che vabbè, per inizio canale è un bel numero, sì. Ragazzi, io vi lascio, bella ragazzi.